cessi. Ma proprio cessi. Elena, Elena, a dire che si è rilassato.
cortesemente a liberare l'emiciclo della sala. Un'altra mezza passata. Il modo che me allora procediamo all'appello. Cortesemente, se vi accomodate. Sindaco, assente. Consiglieri, addio, assente. Attanasio, presente. Beatrice, presente. Borriello Antonio, presente. Borriello Ciro, presente. Caiazzo, presente. Capasso, presente. Castiello, assente. Coccia, presente. Crocetta, assente. Esposito Agnello, presente. Esposito Gennaro, presente. Esposito Luigi, presente. Fellico, presente. Fiola, assente. Formisano, presente. Salve, Frezza, presente. Fucito, presente. Gallotto, assente. Grimaldi, presente. Guangi, presente. Iannello, assente. Lanzotti, presente. Lebro, presente. Lettieri, assente. Lorenzi, presente. Luongo, presente. Madonna, presente. Mansueto, assente. Maurino, presente. Molisso, presente. Moretto, presente. Moxedano, presente. Mundo, assente. Nonno, presente. Pace, assente. Palmieri, presente. Pasquino, assente. Rinaldi, presente. Russo, presente. Santoro, presente. Presente. Schiano, presente. Sgambati, presente. Troncone, presente. Barriale, assente. Vasquez, presente. Vernetti, presente. Zimbaldi, assente. Sindaco, presente. Addio, assente. Castiello, assente. Crocetta, assente. Fiola, assente. Gallotto, assente. Iannello, assente. Lettieri, assente. Mansueto, assente. Mundo, assente. Pace, assente. Pasquino, assente. Barriale, assente. Zimbaldi, assente. Si ritiene 36 presenti, la seduta è valida e riaperta. Con la conferma degli scrutatori, nei consiglieri Beatrice, Lebro e Sgambati che sono presenti. Allora, se cortesemente vi accomodate.
Allora, la seduta era stata sospesa per una riunione dei capigruppo con gli assessori competenti. Dalla riunione allora dovete accomodarvi nei banchi cortesemente, perché altrimenti non riusciamo a lavorare. Consigliere Fucito, cortesemente si può accomodare nei banchi. Abbiamo aperto il consiglio, ha avuto il tempo fino adesso di... Va bene, la ringrazio. Allora, poiché dalla riunione dei capigruppo che è stata oggetto della sospensione dei lavori è pervenuto alla Presidenza un documento che dovrebbe sostituire i due ordini del giorno e l'emendamento che erano stati presentati, io ne do lettura al Consiglio. Io inizio a dare lettura e poi faccio girare una copia, perché non c'è stato il tempo, è pervenuto un minuto fa alla Presidenza. Se ci dà il tempo tecnico, allora facciamo un attimo le copie. Alla riunione c'erano tutti i capigruppo che hanno potuto comunque contribuire alla realizzazione del documento, pertanto... Va bene, stiamo facendo fare le copie, le distribuiamo e poi do lettura del... Allora, nel frattempo invito i capigruppo dei vari gruppi consiliari alla fine dei lavori di oggi del Consiglio a trattenersi nella saletta retrostante del Consiglio per una breve riunione dei capigruppo per decidere la programmazione dei lavori del giorno 22, in quanto gli ordini del giorno non discussi ieri dovrebbero essere sottoposti chiaramente all'attenzione dei capigruppo per decidere se qualcuno può essere traslato alla fine dei lavori della monotematica oppure se deve essere riprogrammato per un'altra data. Sì, scusa. Sì, consigliere, prego. Sì, no, c'è l'ordine del giorno della consigliere Caiazzo che pensa debba essere discussa adesso, perché poi se lo discutiamo tra tre settimane non ha più senso. No, questo già era stato deciso. Allora, distribuzione in corso. Io procedo alla lettura. Il Consiglio Comunale. Questo documento è stato semplicemente ricopiato dall'assessore su un foglio. Questo è quello che è stato depositato. Senti, il documento che è in fase di distribuzione è quello là che è stato depositato in Presidenza, è scritto, riscritto dall'assessore Esposito semplicemente su un foglio, l'ha ricopiato solamente. Controllate che sia... Allora, un attimo che facciamo chiarezza sul documento. Allora, assessore, mi dà la conferma che questo è il documento, perché se no non ci sono le firme, consigliere Santoro, ma comunque è stato il frutto della discussione e del lavoro fatto tra i capigruppo, pertanto.
Allora, posso dare lettura del documento cortesemente? Il Consiglio Comunale, ascoltata la relazione della Giunta sulle iniziative in atto per il mercato ittico di Napoli e per il CAN, invita l'amministrazione ad attivarsi per valorizzare il mercato del fresco a Napoli. In particolare, il Consiglio Comunale impegna la Giunta sui seguenti punti. Punto numero 1. Il mercato di Duca degli Abruzzi valorizzerà la destinazione di mercato del fresco all'ingrosso. 2. Valorizzerà, ho letto. Io continuo la lettura. Nella struttura di Duca degli Abruzzi si provvederà alla completa riattazione delle opere edilizie con il rispetto di tutte le prescrizioni dell'ASL. Gli operatori dell'ittico potranno trasferire l'attività al CAN con contratti flessibili, questo era il punto 3. Punto 4. L'amministrazione, nei tempi strettamente indispensabili, utilizzerà il tavolo tecnico già costituito con l'obiettivo di assegnare la gestione del mercato di via Duca degli Abruzzi. Punto 5. L'amministrazione del CAN dovrà attivarsi per mettere a reddito tutte le strutture in tal modo e incrementarne le funzioni lavorative. Questo è il documento che è stato depositato, ci sono le firme. Allora, se non ci sono interventi in merito, e credo che non ci siano in quanto è stato il frutto di tutto un lavoro fatto fra tutti i capigruppo, lo metto in votazione. Quindi chi è d'accordo? Manca fermo. Io ho chiesto se qualcuno doveva intervenire. Premesso allora, che... c'è il consigliere? No, no, sì. Corte... ne ha facoltà. No, io su questo ordine del giorno, che in maniera, diciamo, questo ordine del giorno, io non ho preconcetti o situazioni prestabilite che mi vedono contrario a priori, però io vorrei che fosse un attimo più chiari, perché dire soltanto che quel... No, io non lo... però aspetta un attimo, ti voglio bene, però... Vorrei che... È vero che è nato da una conferenza di capigruppi, che io a un certo punto ho lasciato perché si erano scaldati gli animi e quindi non mi piaceva vedere situazioni che erano poco decorose per le istituzioni. Io sono un animo bollente, sto pagando ancora il mio animo bollente, sto ancora pagando per il mio animo bollente. C'era il consigliere Moretto comunque in assemblea, solo per ricordare. Presidente, ho detto, quando vi me ne sono uscito e quindi non ho potuto dare l'apporto finale che pure penso che dovrebbe essere dato. Per quanto mi riguarda, basterebbe specificare se questi benedetti esercenti dovranno uscire fuori dal mercato o no, perché il problema è questo: se noi gli diciamo che resta mercato ittico, però dovranno fare il contratto flessibile col CAN, noi non abbiamo stabilito se queste persone domani mattina dovranno uscire fuori,
fare il contratto col mercato ittico, col mercato del CAN, in attesa che questi lavori di ristrutturazione verranno eseguiti. Allora io questo non l'ho capito ancora. Per quanto mi riguarda, lo ripeto all'infinito, secondo me e secondo quello che potrebbe essere da qui a poco un subemendamento, una modifica a questo ordine del giorno, bisogna dire che gli operatori non si muoveranno dal mercato ittico, avranno la possibilità in sede di tavolo tecnico di essere proprio loro ad eseguire i lavori, evitando quindi al comune di spendere soldi, attenendosi alle prescrizioni dell'ASL, e quindi avremo fatto sicuramente cosa buona, essendo più chiari nei confronti sia degli operatori che delle istituzioni. Inoltre, la questione del CAN, io sono pienamente d'accordo che il CAN deve essere riempito, ma noi non possiamo pensare oggi di deportare delle attività da un posto a un altro, perché di questo si tratta, soltanto per porre rimedio a quelli che sono stati degli sbagli di politiche e di scelte passate. Altra cosa è riempire il CAN. C'era la proposta di far pagare i canoni e versarli in quota al consiglio di amministrazione del CAN. Era una proposta che, per quanto mi riguardava, poteva essere percorribile. Non è stato fatto. Allora oggi, per evitare di rompere, per evitare di politicizzare un problema che è dei cittadini, in questo caso degli operatori, ma anche della città, perché la città di Napoli non può non avere il proprio mercato, cerchiamo di essere chiari. Queste persone dovranno chiudere e andarsene a Sacere le pernacchie a lungo, scusami. Io non conosco la voce di Lungo, però conosco le sue pernacchie. Diciamo che, appunto, perciò dico, non conosco la sua voce, però conosco le sue pernacchie. Allora, cerchiamo di essere più chiari. Dovranno andarsene in attesa dei lavori, oppure saranno messi in condizione di farseli loro i lavori là? Perché è vero che è una questione tecnica, ma è anche sostanziale, perché se queste persone devono andare via e i lavori durano 9 mesi, questi 9 mesi a bolla che fanno? Si girano il paese. Il problema è concreto, non era. Io ero convinto che su questa cosa, in sede di riunione di capogruppi, l'avremmo definita, perché il problema è questo. Domani c'è la delibera che li obbliga a uscire. Questi escono perché si devono fare i lavori, che non abbiamo ancora capito chi li farà. Non abbiamo ancora capito chi li farà, per una serie di motivi. Dovrei dire, qua soldi non ce ne stanno. Non so quale impresa che vuole lavorare col pubblico partecipi mai a fare determinati lavori. Lasciamo per, questo è un altro tipo di problema. Ma quando sono andati a Volle, fanno il contratto flessibile e tutto quello che devono fare. Ma per 9 mesi, 10 mesi, ma chi li fa questi lavori? E allora cerchiamo di dire, il mercato del pesce resta a Napoli. Queste persone potranno farsi i lavori, si atterranno alle prescrizioni dell'ASL. Altra cosa sarà il nostro compito, quello di riempire il CAN. Altrimenti io sinceramente non ne vedo altre soluzioni che salvino l'attività economica degli operatori e la responsabilità che le istituzioni devono comunque dimostrare di avere. Grazie. Consigliere, io non l'ho interrotta, però alcune di queste problematiche sono state approfonditamente discusse e superate dal documento, per cui ora continuiamo la discussione. C'è il consigliere Vincenzo Moretto del Popolo delle Libertà. Mi chiarisco, ne ha facoltà. Credo che sia opportuno chiarire e credo che sia ancora più opportuno che lo chiarisca io, visto che il consigliere Marco Nonno appartiene al gruppo dove io sono presidente e ho firmato l'ordine del giorno. L'ho precisato poc'anzi. Allora, noi abbiamo due problemi. Al di là di essere opposizione o essere maggioranza, abbiamo delle responsabilità e abbiamo affrontato due problemi. Giustamente rilevava il consigliere Nonno, ci sono due aspetti dell'ordine del giorno: il mercato ittico del pesce di via Duca degli Abruzzi, ma abbiamo anche l'obbligo e la necessità di far funzionare il CAN di Volla. Quindi nell'insieme giorno, con molta riflessione, che stiamo discutendo da diversi mesi, non soltanto stamattina in fretta e furia, conosciamo bene il problema, conosciamo le problematiche degli operatori del mercato di Duca degli Abruzzi,
sappiamo quali sono le condizioni del CAN, quali sono gli interventi che l'amministrazione necessariamente deve mantenere per salvare anche il CAN. Quindi le due cose sono distinte nell'ordine del giorno. Se lo leggiamo attentamente, l'ultima parte che dice bisogna mettere a reddito tutte le strutture, tutta la disponibilità che ha il CAN di Vulla, non ha nulla a che vedere invece con la salvaguardia della struttura di via Duca degli Abruzzi, dove nell'ordine del giorno va precisato in modo letterario, se uno lo legge attentamente, che l'amministrazione si impegna a tenere le attività del mercato ittico in via Duca degli Abruzzi, il mercato del pesce fresco all'ingrosso, sarà mantenuto in via Duca degli Abruzzi, salvaguardando ovviamente la struttura, come dicevo prima, di Vulla, che deve essere rilanciata e deve essere messa a reddito. Questo come può avvenire? Non si dice nell'ordine del giorno devono andare via necessariamente a Vulla per consentire che la struttura faccia le prescrizioni che ha dato l'ASL. Potrà, nel senso della parola, che cosa vuol dire? Se gli stessi operatori riterranno opportuno di trasferirsi per un mese, due, tre, quelli necessari per la ristrutturazione, per quelle che sono le prescrizioni dell'ASL, potranno, non dice devono, potranno andare a Vulla per loro libera scelta nel periodo della ristrutturazione. Se non c'è la volontà e c'è la possibilità di poter fare i lavori contemporaneamente all'attività, si tiene in piedi dopo. Certamente deve essere fatta un tavolo tecnico. Nell'ambito del tavolo tecnico già c'è stato un confronto con gli operatori, noi abbiamo discusso sulla base di una intesa che già è avvenuta tra l'amministrazione e gli incontri che hanno fatto con gli operatori. Sarà gestito direttamente dal consorzio che è stato costituito, sarà fatta una gara aperta anche ad altri operatori. L'importante dell'impegno che il Consiglio Comunale assume questa mattina, ed è stata la battaglia prioritaria, credo, di tutte le forze politiche, maggioranza ed opposizione, che il mercato del pesce ittico restasse a Napoli in quella struttura storica, che continuasse la sua attività. Si potranno anche fare altre cose, non lo so, tipo attività diverse, parallele, oltre a quello che già si esercita in quel mercato. Queste sono cose che si confronteranno nel tavolo tecnico con gli operatori e con l'amministrazione. Io credo che nella piena responsabilità abbiamo assunto un impegno, e assumeremo, se l'ordine del giorno verrà così votato, di mantenere il mercato ittico, di rilanciare il mercato, il CAN di Vulla, che al di là degli errori passati sta lì. Ci sono degli impegni anche verso le banche, che bisogna dare fiducia di continuità. Quello che c'è, noi crediamo che non lo possiamo distruggere. Poteva succedere che per mantenere il CAN distruggessimo invece il mercato ittico e poi alla fine ci saremmo ritrovati che forzare il trasferimento di via Duca degli Abruzzi a Vulla non avrebbe risolto nemmeno il problema del mercato del CAN di Vulla. Noi crediamo che così abbiamo tenuto dentro tutti e due problemi, nel tentativo di rilanciare, di dare alla nostra economia, agli imprenditori che si sono resi disponibili a rilanciare il mercato, credo che sia nell'intenzione dell'amministrazione, e in questo caso vede c'è convergenza, per quanto mi riguarda, anche delle opposizioni. Ringrazio per le precisazioni che erano doverose. C'è prenotato a parlare il consigliere Lebro del gruppo DC, non ci sono altri iscritti a parlare. Il consigliere Antonio Borriello, se si deve scrivere. Vabbè, allora, prego, io penso che il collega Moretto abbia spiegato bene quali erano stati gli indirizzi dell'intera conferenza dei capigruppi. Io vorrei solo dire sulla questione della chiusura.
è palese che ritengo che l'amministrazione non debba chiudere il mercato, ma per una sola ragione che vorrei in questo magari dire anche al sindaco. La chiusura del mercato con l'approvazione di questo ordine del giorno si può prefigurare solo se lo chiede l'ASL. Cioè non è il consiglio comunale che chiude il mercato ittico. Semmai, e io mi sento di dire che anche nelle cliniche private, ma anche negli ospedali, si fanno dei lavori per lotti, sigillando, voglio dire, tutto è cantierabile a certe condizioni. Ma saranno le strutture, voglio dire, che fanno questo lavoro, in questo caso sono due le strutture, lo chiarisco ai colleghi, la prevenzione del lavoro e la parte dell'ASL sull'igienica, sull'igiene, voglio dire, degli alimenti. Queste due strutture che io ritengo che debbano essere invitate a quel famoso tavolo tecnico che ci stiamo ripetendo da questa stamattina, devono programmare i lavori. Se questi lavori sono possono essere fatti solo con la chiusura o con il mercato aperto, io non ritengo che questo lo debba decidere l'amministrazione. Perché dico questo? Perché questo ordine del giorno, che come diceva il collega Moretto, è stato, voglio dire, condiviso da tutti, e in questo mi sento di dire di ringraziare il sindaco, fa chiarezza sulla destinazione d'uso di via Duca degli Abruzzi. Con questo ordine del giorno, che viene condiviso con l'assessore, col vice sindaco, con la giunta, dice alla città e alla stampa che l'amministrazione vuole lasciare quella destinazione d'uso in via Duca degli Abruzzi. Gli altri aspetti, lavori con chiusura o senza chiusura, sono aspetti tecnici che debbono essere chiariti nel tavolo tecnico che deciderà. Può darsi pure che l'ASL dirà agli operatori: noi dobbiamo per forza chiudere. Ma non lo può decidere la politica, perché questo è stato firmato dall'amministrazione, dalla giunta e in maniera bipartisan, da tutti i capigruppo. Poi lasciamo stare che il collega Fucito per altre ragioni è uscito e mi auguro che lo potrà controfirmare. Ritengo che la chiusura può essere anche, voglio dire, non fatta, ma lo si deciderà al tavolo tecnico. Questo ordine del giorno chiarisce che, come diceva il collega Moretto, il mercato del pesce rimane a via Duca degli Abruzzi, e questa è la notizia ed è l'indicazione della giunta e del consiglio comunale. Grazie. Chiaramente il mercato del pesce fresco all'ingrosso, come precisazione. Scusate, io lo dico con chiarezza e me ne assumo la responsabilità. Non esiste un mercato del pesce che divide fresco, non esiste nessuna parte del mondo. Vabbè. Poi ce lo vogliamo inventare a Napoli, tutto si può fare in politica. Io così ho letto. Allora, il consigliere Borrillo Antonio del Partito Democratico si è iscritto a parlare, lo invito a prendere posto nel banco per l'intervento e si prepari a intervenire il consigliere Fucito di Federazione delle Sinistre, Laboratorio per l'Alternativa. No, io tenterei, diciamo, di fare un ragionamento. Aspetta. Tenterei di fare un ragionamento di responsabilità tutti quanti assieme, così come è stato fatto nella conferenza dei Capigruppo, e cercare di capire che cosa stiamo affrontando, perché l'ordine del giorno è un ordine del giorno che lascia comunque molti punti aperti e si affida il tutto a un tavolo tecnico di confronto e di discussione. Però chiariamoci quali sono gli obiettivi che in qualche modo convincono i consiglieri comunali e stanno convincendo il consiglio comunale. Prima cosa è che noi dobbiamo tenere saldamente insieme le due funzioni. Le due funzioni si chiamano il mantenimento del mercato ittico a via Duca degli Abruzzi e al tempo stesso lo sviluppo e la valorizzazione del CAN. Io personalmente, diciamo, sì, sono convinto che è possibile farla questa operazione, è possibile farla anche bene, però è affidata al confronto e alla discussione che si aprirà. Però qualche punto lo renderei più esplicito per uscire pure un po' da elementi, un po' di ambiguità che non ci consentono di affrontare con la responsabilità e con la serenità dovuta. Ad esempio, quando c'è il punto sui lavori, è messo in un modo tale che è un po' diverso da come l'abbiamo discusso.
e che cosa abbiamo discusso e di che cosa siamo convinti. Che necessitano dei lavori da effettuarsi all'interno di questa struttura di via Duca degli Abruzzi, non lo stabilisce l'assessore Marco Esposito, ma sono delle prescrizioni dell'ASP. Prima cosa che tiene insieme Giunta e Consiglio Comunale è che questi lavori devono essere fatti ad horas, nel pieno rispetto delle prescrizioni ASL. Bisognerà chiuderla la struttura o non chiuderla, questo è il punto. Non lo stabilisce né un'ordinanza della Giunta o del Sindaco, né tantomeno il Consiglio Comunale. Verrà stabilito, come accade in tutti i cantieri che si aprono, soprattutto quei cantieri dove ci sono delle attività, se per fare quei lavori è indispensabile chiudere la struttura o si può farli i lavori mantenendo, diciamo così, la struttura, se è compatibile, poiché non può deciderla la politica, deve deciderlo l'ASL. L'ASL dirà di no. Se l'ASL dirà di no, allora bisognerà chiudere per il tempo necessario a farsi i lavori. L'ha deciso l'ASL contro l'ASL, che sono, diciamo così, hanno la potestà di salvaguardare le norme igienico-sanitarie per tutti quanti noi, non c'è alcuna iniziativa da mettere in campo. Però è possibile in questo caso, nel lavoro che si fa, dell'incontro, no, se mi fate finire però, guarda, se mi fate finire, cerchiamo di mettere insieme un po' pezzi della città che lavorano per trovare la giusta soluzione. Se però noi stabiliamo, ed è possibile che lo si può fare, e questo è affidato all'incontro che terrà l'assessore tra oggi e domani mattina con gli operatori, che i lavori da effettuarsi all'interno della struttura per eliminare e superare le prescrizioni dell'ASL possono farli gli operatori. Si dirà amministrativamente e giuridicamente. Esistono possibilità perché sul piano giuridico e amministrativo la cosa possa essere fatta. Si comprenderà, e c'è l'assessore al patrimonio, lo sa bene come è possibile farlo in poco tempo. Si comprenderà che un conto è se si procede su direttive del patrimonio e attraverso un progetto che viene redatto e presentato al tecnico del patrimonio, il quale dovrà dare l'ok, la compatibilità che quell'intervento va in quella direzione, e il carico dal punto di vista dell'onere finanziario per fare i lavori è da parte degli operatori, i quali lo hanno dichiarato in un'istanza che hanno inviato all'amministrazione comunale e all'assessore Esposito. Si comprenderà, se noi accogliamo questo, i lavori lì possono essere effettuati in poco tempo. Allora io, assessore, pensavo, anche per superare elementi di troppa genericità, ma per avere punti di chiarezza tra di noi che mantengono l'impianto, nel punto numero 3, gli operatori dell'ittico, in caso di momentanea e indispensabile chiusura della struttura di via Duca degli Abruzzi, questo lo stabilirà il sopralluogo con l'ASL e con i tecnici del comune, se è possibile continuare le attività oppure no, in modo parziale, questo lo stabiliranno loro e noi. E poi per i lavori di cui trattasi potranno trasferire l'attività momentanea. Se si fa questo, si va nella direzione che noi, come diciamo nel punto primo, che io qui supererei anche un elemento di genericità messo, ma perché è stato scritto così, ma l'abbiamo affrontato e l'abbiamo chiarito, la scelta che fa il Consiglio Comunale, ecco, se la dobbiamo fare, noi la vogliamo fare con estrema chiarezza, intende mantenere la destinazione del mercato del pesce a Piazza Duca degli Abruzzi. Ecco, anziché utilizzare formule valorizzerà, che sostanzialmente dicono la stessa cosa, mantenere la destinazione e valorizzare la struttura via via così. Se si accettano queste due cose, noi siamo dentro quell'impianto e possiamo andare avanti. Inoltre io mi rivolgo al sindaco, e forse in materia che il sindaco potrebbe darci una grande mano. Sindaco, io penso che se si apre un confronto responsabile c'è la possibilità di salvare
una funzione produttiva in città, che a differenza del passato che si pensava che le funzioni produttive bisognava portarle fuori dalle città come le grandi funzioni, perché si pensava ai parcheggi. La città degli ultimi anni, anche quella che viene avanti, anche con i provvedimenti che questa amministrazione con grande coraggio fa sulla mobilità, ci dice, ci dicono tutte le letture anche internazionali, l'urbanistica, ecco, che le grandi funzioni devono essere riportate al centro delle città. Infatti nelle grandi capitali, nelle grandi città europee, tutti i mercati stanno al centro delle città e gli stessi svolgono anche una funzione che va ben oltre il mercato. Purtroppo noi ci troviamo in una situazione che nasce negli anni, alla fine degli anni, all'inizio, a metà degli anni 80, il CAN, con una legislazione e con delle norme, e che adesso siamo in presenza di tutt'altre norme e anche in presenza di una visione che è cambiata rispetto a quelle che c'erano negli anni, che però noi dobbiamo con responsabilità e coinvolgendo anche gli operatori tentare di salvaguardare il CAN e al tempo stesso di valorizzare il mercato ittico mantenendolo lì. È possibile, a mio avviso, se noi chiamiamo questa funzione il CAN e trasferiamo l'usufrutto al CAN della struttura di via Duca degli Abruzzi, allo stesso CAN anche le funzioni di gestione che dovranno essere a carico di chi li opera. Questa è materia però che si affronterà nell'incontro e nell'iniziativa che si porterà avanti. Quindi il mio consiglio è di correggere in questo modo, con queste due cose, mantiene la destinazione d'uso e la valorizzerà, e l'altro, in caso di momentanea chiusura dovuta al sopralluogo ASL, per lavori di cui trattasi, con carattere provvisorio, le attività saranno costrette a spostarsi altrove, lo potranno fare anche presso il CAN, e che noi esplicitamente, io lo rivolgo, quindi non ho alcun problema a rivolgerlo esplicitamente, di valutare con attenzione, ma con seria attenzione, con dovuta attenzione, che questi lavori prescritti dall'ASL siano effettuati ad horas sotto il controllo, la direzione del Comune di Napoli sia effettuata dagli operatori con proprie risorse. Grazie. Io adesso farò un subemendamento. Sì, consigliere, questo volevo dire, se formalizzava chiaramente tutte le sue precisazioni. Allora c'era il consigliere Fucito Alessandro di Federazione Sinistra Laboratorio per le Alternative. No, si prepari il consigliere Esposito Gennaro di Ricostruzione Democratica. Io mi scuso per aver temporaneamente lasciato il tavolo di quella riunione, poi il nostro gruppo con grande pazienza ha, come dire, fatto sì che vi fosse continuità. Io credo che il Consiglio debba qualificarsi per la sua capacità di offrire indirizzo, proposte alla Giunta e per poter valutare l'operato della stessa, che la Giunta abbia l'obbligo di svolgere la sua azione di governo, di produrre dei provvedimenti, meglio è se virtuosamente li costruisce per tempo nell'ambito dell'interesse pubblico preminente e generale insieme alla sua maggioranza. Premesso che se servirà il nostro voto possiamo anche votare, perché questo atto così confuso, così arraffazzonato, sembra dare un ruolo al Consiglio nel momento in cui il Consiglio appieno non ce l'ha e mette tra parentesi principi di legge pure molto importanti. Non so come ci comporteremo sull'obbligo di evidenza pubblica che la legge ovviamente prevede in ogni affidamento, non so quanto possiamo discernere rispetto alla possibilità di rispettare o meno le prescrizioni ASL, come se ci potesse essere qualcuno che dice no, non le rispetto, non so quali argomentazioni potremmo offrire allorquando parliamo di un mercato che ha dei costi, e questi costi, poiché non è un servizio a domanda individuale che è regolamentato con attività verso il cittadino ma verso rispettabili attività economiche, dovrebbero di per sé essere coperti. Non so se avremo qualcosa da dire allorquando parleremo del CAN, che
o lo si chiude, o lo si vende, o lo si cede, oppure lo si fa vivere e lo si valorizza. Sembrano delle regole elementari, ma pure sembra che stiamo esattamente a questo. Nell'ambito di questa azione, pur necessaria, De Can, se poi è proprio il caso, qualora si abbia in testa qualcosa che corrisponda a una pianificazione, ad un insieme degli investimenti necessari e produttivi, ci ha pregiato anche Lettieri della sua presenza all'incontro della conferenza dei capigruppi. Mi auguro che non avremo la stessa sorte dell'Air Italia e dei saccheggi nelle aziende che si sono susseguiti nel nostro circondario, tanto di parlare di buoni esempi imprenditoriali. Se è questo, cosa significa mettere un'azienda, un contenitore di impresa come il CAN, nella condizione di operare con contratti che valgano 30 giorni? È con tutta evidenza una barzelletta che si potrà, come dire, consegnare a chi ci crede. Io, come dire, sono perplesso della forma e nel modo in cui noi arriviamo a queste decisioni. Se si ritiene di fare il bene pubblico, si dovrebbe, io credo, da un lato mettere dinanzi un'idea. Noi del mercato del pesce abbiamo un'idea ferma, che è la più bella del mondo. Questa idea è innovativa, c'è qualcuno che è stupido perché non la capisce, c'è qualcuno che la incoraggia, ma sappiamo qual è. In questa eventualità gli operatori, come dire, faserebbero le loro iniziative. Il comune potrebbe eventualmente fare delle scelte sul CAN. Se queste idee non fossero le migliori per la città, si potrebbe a quel punto anche dire: questo è il mercato, qui rimane, ma dobbiamo migliorarlo, perché non può vivere in una condizione di degrado, non può vivere nelle immediate vicinanze di un'area, il Parco della Marinella, per la quale abbiamo provveduto allo sgombero perché imperversava lì il degrado, la sporcizia, i topi e quant'altro. Io a questo punto, come dire, non so più cosa pensare, cosa è positivo per ciascuno di noi, consiglio, giunta, città, operatori di tutte le categorie, quelli assenti e quelli presenti. Chiedo solo che in futuro, quando c'è da impegnare 4 consigli comunali, che si ritiene doverlo fare, magari non discutendo di Bagnoli, magari non discutendo del patrimonio, magari non discutendo di tutte le altre cose, lo si faccia perché è necessario, ma soprattutto perché è utile. Quel senso di utilità proprio della nostra vita, del nostro tempo, che sarebbe tanto, diciamo, carino rispettare per tutti noi. Se noi ci apprestiamo a votare una soluzione nella quale si dice: per non scontentare nessuno, potrebbe sia essere questo, ma tutto sommato anche il contrario di questo. Si potrebbero, come dire, portare il fresco, mantenerlo qui, e lì invece solo il non fresco. E nel consiglio scorso noi abbiamo detto che ci hanno 3 gradazioni di frigoriferi, 17, meno 17, meno 9, meno 4, e che tutto si poteva fare, tranne che spacchettare queste funzioni. La parte dei cattivi noi di certo non la facciamo, di certo non siamo noi che, voglio dire, sono in antitesi a qualche interesse legittimo, ma temiamo solo che questo clima, questa smania di strafare, questa confusione nella composizione anche delle decisioni, alla fine danneggi tutti, e questo sarebbe veramente negativo. Allora, la parola adesso al consigliere Esposito Gennaro del gruppo Ricostruzione Democratica, e si prepari per i successivi interventi il consigliere Marco Russo di Italia dei Valori. Prego, consigliere Esposito. Grazie Presidente. Ma io sinceramente, contrariamente alle perplessità di cui insomma parlava il consigliere Sandro Fucito, io penso che noi stamattina abbiamo fatto un bel lavoro. L'obiettivo di questi consigli comunali, monotematico su una questione che riguarda la città, così
rilevante è quello di capire effettivamente qual è il migliore interesse pubblico ed in questo momento qual è il migliore interesse pubblico anche nella conservazione dei posti di lavoro. E abbiamo discusso anche poc'anzi nella riunione che abbiamo fatto prima, che ha prodotto quest'ordine del giorno, che credo debba sia ancora ulteriormente perfettibile, anche se non mi accontento un po' dello stile scritto a penna, cancellatura, insomma, potremmo redigerlo come si deve. Penso che il Consiglio Comunale, insomma, anche in queste cose debba essere attento. È un documento importante perché disciplina una funzione importante della città e questo documento mi sembra un po' raffazzonato. Ma quello su cui volevo riflettere è sulla possibile maggiore chiarezza di quest'atto, che è costato molte ore di lavoro. Io non considero solo quelle di stamattina, ma anche le riunioni di maggioranza che abbiamo fatto. Ieri sera mi hanno chiamato all'ultimo momento ed ho partecipato. La volta scorsa, il 18, abbiamo trattato in un consiglio comunale monotematico tutti gli aspetti. Non li voglio ripetere perché non è questo il momento. Però credo che per dare chiarezza alla città, forse effettivamente, anziché usare termini ambigui, si potrebbe meglio specificare. La volontà di questa riunione che abbiamo fatto poc'anzi è quella di dire: il mercato ittico di Piazza d'Euclide degli Abruzzi rimane là dov'è. Questo credo che ce lo possiamo dire. E allora forse scrivere al primo punto, come mi sembra diceva anche il consigliere Borriello, scrivere al primo punto, sostituendo la parola valorizzerà con manterrà la destinazione di mercato, forse potrebbe essere più chiaro. E non è solo una questione terminologica, ma è una questione di così di tale importanza che noi abbiamo un obbligo di chiarezza, non ci possiamo nascondere dietro termini non univoci. E siccome noi credo che possiamo dire che in quel posto vogliamo mantenere la funzione di mercato del pesce, credo che forse potremmo, sempre al primo punto, sostituire cortesemente, se è possibile, eliminare il brusio di fondo, sta parlando il vostro collega, destinazione di mercato del fresco all'ingrosso con destinazione di mercato del pesce all'ingrosso, poiché noi il presupposto di questo ordine del giorno è stato quello di dire: lasciamo che quella funzione sia allocata là dove sta. E oltre a questo chiarimento, la sostanza, per come l'ho sentita io nella riunione alla quale ho partecipato e nelle altre riunioni, è quella di lasciare in quel posto questa funzione della città. Poi io aggiungerei un ulteriore elemento di chiarezza. Credo che noi è finita l'epoca della politica delle parole gettate al vento, difficilmente comprensibili. Credo che noi dobbiamo dire le cose come stanno. Allora, se ci siamo detti chiaramente che l'ordinanza dell'ASL non prevede, peraltro l'ho letta, ce l'ho qua, non dispone la immediata chiusura, e siccome questo è un fatto squisitamente tecnico, allora io chiarirei anche in questo punto 3, dove si dice gli operatori dell'ittico potranno trasferire l'attività al CAN, io aggiungerei, ma mi sembra che l'emendamento è in questo senso,
gli operatori dell'ittico potranno, in caso di temporanea chiusura indispensabile. È una questione tecnica nella quale il Consiglio non credo che possa entrare, ma che è rimessa alla valutazione, giustamente, della Giunta, dell'organo esecutivo dell'amministrazione. Quindi nel momento in cui diciamo, chiariamo questo aspetto, uno, non precludiamo nessuna valutazione all'amministrazione, che ovviamente io mi immagino, essendo accorta, essendo attenta ai bisogni della città, sicuramente prenderà una decisione di questo tipo avendo valutato la indispensabilità della chiusura. Questo è, credo, il tema. Così facendo, con questi tre emendamenti, noi restituiamo chiarezza alla città, lasciamo l'amministrazione nei pieni poteri e nelle piene capacità di poter decidere ad un tavolo partecipato e con i tecnici effettivamente qual è la migliore soluzione nell'interesse pubblico. Quindi io insisto su questi tre punti. Vorrei leggere gli emendamenti che ha depositato il consigliere Borriello per verificare se letteralmente e se nella sostanza si sposano con gli argomenti che ho poc'anzi esposto. Grazie. Va bene, già è pervenuto l'emendamento, il subemendamento presentato dal consigliere Borriello. Se pure poi provvediamo a farlo distribuire. Nel frattempo, se si accomoda al banco della presidenza, ne può prendere visione subito. Il consigliere Russo di Marco Russo di Italia dei Valori, se prende la parola. Dopo non ci sono altri iscritti a parlare, pertanto il sindaco vi ha chiesto di intervenire sull'argomento, quindi dopo l'intervento del consigliere Russo. Grazie, prego. Grazie Presidente. Sostanzialmente devo, per come si è sviluppata questa discussione, ma non solo questa, anche nelle precedenti riunioni che ci sono state, devo dire che c'è stata una grandissima apertura da parte dell'amministrazione comunale nell'accettare un po' quelle che sono le richieste che venivano avanzate dal Consiglio, da alcuni componenti, gruppi politici del Consiglio, e quella che era poi l'esigenza degli operatori commerciali. Quindi io faccio un plauso all'amministrazione proprio perché che è andata nella direzione, insomma, secondo me più giusta. E così come il capogruppo dell'opposizione, insomma, che ha dato un grande contributo affinché si sviluppasse un documento equo che tenesse un po' dentro tutti quanti. Dico in particolare l'amministrazione perché c'è un'esigenza, quella di mantenere in vita il cane, insomma, che non è cosa di poco conto. Quindi accettare le richieste venute fuori da una buona parte, insomma, dei rappresentanti istituzionali che vivono quest'Aula, in particolare del gruppo più numeroso, quello di Italia dei Valori, penso sia un segnale forte che diamo non solo, insomma, agli operatori commerciali, ma anche a tutta la città. Quindi sostanzialmente si possono anche accettare quegli emendamenti che vengono posti da alcuni consiglieri, però voglio sottolineare una cosa che secondo me è vitale, insomma, giusto per lanciare il messaggio più corretto non solo agli operatori commerciali ma alla città tutta. In questa discussione e in queste anche divergenze di posizioni che ci sono state all'inizio, oggi noi sanciamo una cosa importante: qui non ha vinto la città come popolo, o con tutto rispetto gli operatori commerciali del mercato. Oggi qua si sta sancendo la vittoria di un pezzo importante della città stessa, che sono le istituzioni. Cioè l'accordo e l'apertura che c'è stato tra il Consiglio e l'amministrazione, quindi dall'organo di indirizzo e di controllo e dalla gestione, è quello che stabilisce le regole in questa città, e io ci tengo tantissimo a sottolineare questo aspetto.
cioè significa che il senso di responsabilità tiene dentro tutto e tutti. Quindi non se c'è un vincitore oggi, esce fuori da quest'aula, si chiama amministrazione comunale e consiglio comunale. Ci tengo a specificare questa cosa per evitare che qualcuno possa ancora una volta cercare di strumentalizzare un messaggio distorto all'esterno, dove magari si evince che sono stati le persone X a dettare alcune regole. Le regole le stabiliamo ancora noi. E con senso di responsabilità stiamo arrivando alla conclusione di una serie di discussioni che vede vincenti tutti. Grazie. Allora, ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti, anche per l'ottimo lavoro fatto fino adesso. Chiedo al sindaco... Sì, nel frattempo la discussione non è chiusa, c'è l'intervento del sindaco che ha chiesto di... Quindi se nel frattempo provvede a quelle piccole modifiche. Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione, voglio dire che il dibattito non è nato qui e non finirà qui. Nel senso che noi in questi giorni, in queste settimane abbiamo ascoltato le richieste che vengono dagli operatori del mercato, abbiamo ascoltato la città, abbiamo ascoltato i consiglieri, abbiamo ascoltato le istituzioni e credo che la decisione più equilibrata che si può assumere in via definitiva, a mio avviso, è questa. Fermo restando che non è quella definitiva perché, come ricordava il consigliere Lebbro, si istituisce un tavolo tecnico che insieme agli operatori deciderà anche il futuro. Partiamo da alcuni dati. Il mercato agroalimentare di Volla questa amministrazione l'ha ereditato e quindi quello è il punto fermo iniziale dal quale partire. L'abbiamo ereditato, sono stati spesi dei soldi, è un mercato sul quale abbiamo puntato, è un mercato importante, un mercato che va salvaguardato, anche lì ci sono tanti posti di lavoro. E noi siamo l'amministrazione che cerca, nonostante il governo Monti e nonostante coloro che hanno appoggiato il governo Monti, da soli, abbastanza isolati, cerchiamo ancora di salvaguardare quei posti. Nello stesso tempo a me da sindaco di Napoli interessa molto l'idea che non solo venga preservato un mercato ittico nella mia città, ma che anzi si possa diffondere sempre di più il mercato del pesce nella nostra città. Cioè io non vedo assolutamente un conflitto tra il mercato agroalimentare di Volla e il mercato ittico di Napoli. Io credo che il tavolo tecnico serva per trovare un punto di equilibrio che nel documento che la conferenza dei capigruppo ha adottato più o meno è abbastanza esplicitamente sintetizzato. Un altro punto fermo è l'ASL, perché se vogliamo preservare la valorizzazione del mercato all'ingrosso del fresco, come scritto nel documento che avete approvato, questo deve essere fatto in contesti ovviamente di rispetto assoluto delle condizioni igienico-sanitarie, proprio per consentire a quel mercato di vivere e non di morire, perché se le condizioni non vengono rispettate è chiaro che l'ASL fa chiudere il mercato, quindi questo è molto evidente, diciamo anche un poco ovvio sottolinearlo. Da parte nostra, proprio perché in queste settimane io personalmente anche mi sono mosso nella direzione anche di trovare risorse pubbliche aggiuntive di tipo comunitario con misure appositamente previste anche all'interno della regione Campania per poter valorizzare tutto ciò che ruota attorno al mercato del pesce, ai percorsi enogastronomici, alle fiere e ai mercati. E come è stato sintetizzato prima dall'assessore Esposito, nel tavolo tecnico che si andrà a istituire noi presenteremo anche delle proposte che vanno esattamente nella direzione di valorizzare. Poi ho accolto con molto interesse la proposta da parte degli operatori economici del settore e questo è un buon auspicio ancora una volta dei rapporti tra pubblico e privato in questa città, cioè quello di contribuire attraverso la creazione di consorzi, cooperative, nel tavolo tecnico tra amministrazione, tra pubblico e privato, quello di fare proposte tese a investire anche capitali privati per porre in essere la riqualificazione di aree importanti della nostra città. E quell'area, lo voglio anche qui anticipare, sperando di avere nelle prossime ore una buona notizia, voi dovreste sapere che uno dei progetti che si trova in pole position nel governo tra i piani città è proprio il progetto che questa amministrazione ha presentato per la valorizzazione della zona dove insiste il mercato ittico, il parco della Marinella e via Marina, che se quel progetto tra 15 giorni verrà
approvato, noi avremo ulteriore motivo per dimostrare che l'intenzione della nostra amministrazione, ritengo della città tutta e anche del Consiglio Comunale, da quello che sto ascoltando, è quello di valorizzare quell'area. Quindi anche io credo che in queste settimane si è lavorato bene, si sono fatti dei punti in avanti importanti. Oggi si sancisce un punto di equilibrio politico che investe città, consiglio, amministrazione e sindaco, e si continua a lavorare, perché il percorso non è finito, affinché si garantisca la vita del mercato del pesce nella nostra città e la vita del mercato agroalimentare di Cannes, del Cannes di Volla, che abbiamo ereditato e sul quale vogliamo anche investire, perché tra poco noi saremo anche città metropolitana e quindi noi abbiamo tutte le disponibilità, tutte le potenzialità per poter far convivere realtà apparentemente diverse nel garantire posti di lavoro e del valorizzare sempre di più quelle che sono le tradizioni e le risorse della nostra città. Quindi ringrazio personalmente i consiglieri di opposizione, i consiglieri di maggioranza per il lavoro fatto in questi giorni. Grazie. Bene, non ci sono più interventi in merito alla discussione. C'è l'emendamento in fase di... Sì, infatti è pervenuto un emendamento a firma del consigliere Borrieri che ora è in fase di stesura. Io prego di consegnarlo al più presto all'ufficio di presidenza, perché... Va bene. Va bene, ringraziamo per... Punto 2. Dobbiamo procedere all'esame chiaramente dell'ordine del giorno e dell'emendamento. Sì, e dovremmo mettere in votazione l'emendamento che relativo all'ordine del giorno. Così come proposto da... Che è in fase di stampa. Allora, consigliere, l'emendamento di cui è questo... Allora, sto vedendo, appunto 1... No, aspetta, no, questo qua va corretto. Perché qui c'è questo documento qui al... Ecco qua, è questo qua. Al punto 3, al primo... Allora, video, consigliere Esposito. Inserire, invece di eliminare. Ciao. Allora, punto 1, a primo rigo dopo Abruzzi, sostituire, valorizzerà con manterrà. Giusto, consigliere? Allora, io suggerisco di votare i punti uno alla volta. Allora, punto 1, quindi questo primo subemendamento, lo possono mettere in votazione? Chi è d'accordo con questa formulazione? La rileggo, al punto 1. Ah, volevo chiedere chiaramente il parere dell'amministrazione in merito a questo punto, assessore Spodi, se può esprimere merito favorevole. Quindi con il parere favorevole dell'amministrazione, lo rileggo per chiarezza, al punto 1, al primo rigo, dopo Abruzzi, sostituire, valorizzerà, commanterrà. Quindi chi è d'accordo cortesemente resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, è approvata all'unanimità. Astenuto e allora il consigliere Grimaldi, Coccia, Grimaldi e il gruppo. Tutto il gruppo Federazione delle Sinistre. No, allora cortesemente, se posso, potete dirmi dettagliatamente chi si è astenuto, chi si astiene alzi la mano. Non sono tutti. Allora, per il momento vedo le mani alzate del consigliere Coccia, Fucito, Grimaldi, Vasquez, Rinaldi e Maurino. Non è tutto il gruppo, cortesemente. Consigliere Fucito, io devo vedere chi sono quelli che alzano la mano o no. Ho detto, sei tu di gruppo, e qualcuno mi ha detto dai banchi che non era tutto il gruppo, scusate.
Allora, approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo di Federazione delle Sinistre. Passiamo al secondo, punto dell'emendamento, al punto 3. Al primo rigo. Al primo rigo, dopo ittico, inserire in caso di momentanea ed indispensabile chiusura della struttura per i lavori di cui trattasi. Allora, il parere dell'amministrazione in merito a quest'altro punto? Favorevole. Favorevole. Quindi con il parere favorevole dell'amministrazione passiamo alla votazione. Chi è d'accordo resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Non vedo assenuti, nel contrario, approvato all'unanimità. Poi, terzo punto dell'emendamento, al punto 3, dopo la parola potranno trasferire, aggiungere le parole con carattere provvisorio, punto. Allora, il parere provvisorio, il parere dell'amministrazione... Cioè, potranno trasferire nel momento in cui si trasferiscono con contratti flessibili, cioè loro possono anche rimanere, voglio dire. Non è, ma non è obbligatorio che sia provvisorio, voglio dire. Non è... Allora, con il parere favorevole dell'amministrazione poniamo in votazione. Consigliere Borriello, cortesemente. C'è una prevaricazione. Consigliere Borriello, posso chiedere di allontanarsi dal banco della presidenza? Siamo in fase di votazione, cortesemente. Pertanto, poniamo in votazione quest'altro punto. Chi è d'accordo resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari, non ci sono astenuti né contrari. L'emendamento, anche questo terzo punto dell'emendamento, è approvato a... Astenuti sempre tutto il gruppo, il gruppo di Federazione delle Sinistre. Perfetto, allora è approvato a maggioranza. Scusatemi per la lettura, ma il documento è arrivato molto scritto a penna e non è facilmente interpretabile. No. Passiamo adesso C'era un altro emendamento che aveva annunciato nell'intervento. Allora, consigliere, guardi, abbiamo dei tempi, abbiamo assolutamente la necessità di rispettarli. Non è pervenuto quest'ulteriore modifica, non possiamo alterare i lavori del Consiglio. Grazie. Consigliere Moccasetano, stia calmo. Allora, cortesemente, mettiamo in votazione adesso l'ordine del giorno così come è stato modificato con tutti gli emendamenti e i punti degli emendamenti. Lo do per letto in quanto è stato distribuito, pertanto siamo in votazione. Chi è il documento? È stato presentato dalla conferenza dei capigruppo ed è firmato da vari capigruppo, vedo PDL, Moccasetano, UDP. Il subemendamento è stato presentato dal consigliere Borriello. Allora, passiamo all'ordine del giorno. Pertanto, l'ordine del giorno è in votazione. Chi è d'accordo resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Allora, vedo la mano alzata del consigliere Rinaldi, vale sempre per il gruppo, consigliere Fucito. Consigliere Rinaldi, vale per il gruppo solo lei, cortesemente, visto che la precisazione va fatta? Per il gruppo, allora, quindi con l'unica astensione del gruppo Federazione, solo Rinaldi. Lo so, le ho detto se la sua mano alzata era a nome del gruppo o no, perché comunque prima c'è stata una polemica proprio fa con il consigliere Fucito e non volevo che si ripetesse, Perfetto, allora con la sola astensione del consigliere Rinaldi. Quindi l'ordine del giorno è approvato a maggioranza. È stato un po' complicato, ma ci siamo riusciti. E credo che sia nell'interesse di tutti. Se vuole intervenire sull'ordine dei lavori, può. Volevo solo... Tra tutte le precisazioni che i consiglieri hanno fatto sulla emendamenti, subemendamenti, eccetera, ricordo solo che formalmente nessuno ha ritirato l'ordine del giorno che era l'oggetto della discussione, tant'è che il nostro emendamento sarebbe stato anche valido. Però vale lo spirito e la rilassatezza di quello che abbiamo detto prima, perché veramente, insomma, di modi arraffazzonati ne abbiamo visti, ma non sino a questo punto. Coglietela come un'apertura di disponibilità molto forte
e come un segnale di incoraggiamento a quei consiglieri che pure intendevano qua e là fare delle sottolineature. Sul seguito, caro Presidente, ci preme l'ordine del giorno della consigliera Caiazzo, ma ricordare e chiedere all'Aula, poiché la seduta è partita in modo discutibile, se noi stiamo nell'ordine del giorno 16, che prevederebbe una serie di altre cose che dovevano essere trattate, se nell'ordine, se stiamo nell'ordine del giorno 17, potrebbe essere un'ipotesi perché è proprio oggi il 17 gennaio, e se qualora continuassero, cosa facciamo con la subordinata di cosa si fa il giorno 22, perché a questo punto ho visto un ordine del giorno molto pieno e ricco di argomenti tali da dimenticare la possibilità di condurre il consiglio sino alle ore 15:40, e suppongo nella volontà di parlare solo dei primissimi punti all'ordine del giorno, data tutta la confusione che si è ingenerata, se cortesemente lo faccia lei, perché il Presidente evidentemente in questo momento non c'è, qualcuno insomma ci dia la più pallida idea di come vogliamo andare avanti da ora alle 15:40, se il regolamento vale per tutti, e quindi se c'era un seguito di ordine del giorno 16, cioè della giornata di ieri, e poi se, riprendendo le calendarizzazioni, cosa si discute la prossima volta. Dovrebbe essere a questo punto il patrimonio, ma me ne guardo bene dall'avanzare delle, come dire, delle idee, perché qua tutto è possibile, quindi mi rimetto, diciamo, una sua considerazione. Allora, consigliere Fucito, io le rispondo chiaramente a tutte le domande. In apertura della discussione su quest'ordine del giorno, ho precisato che comportava la presentazione del nuovo ordine del giorno, comportava il ritiro e quindi il decadimento automatico, se vuole puoi ascoltare le registrazioni, dei due ordini del giorno e dell'emendamento presentati. Questa è la prima risposta che le devo. L'ho detto prima, è a inizio della discussione. In ogni caso, ho precisato che alla fine del Consiglio ci sarà una riunione dei capigruppo, non so se lei l'ha sentito, gli altri credo di sì, per discutere dell'organizzazione del prossimo Consiglio del 22, nel quale poter mettere all'ordine del giorno i punti dell'ordine del giorno di ieri che sono saltati o no. Quindi c'è una convocazione già dei capigruppo alla fine dei lavori. L'ho fatta a microfono perché sono tutti qui e c'è la possibilità, non ci sono credo i tempi. Ho detto alla chiusura dei lavori ci incontriamo con i capigruppo, come è stato fatto durante la sospensione. Penso che il mezzo di comunicazione, e la sua esperienza me lo dovrebbe confermare, sia lecito. Consigliere Fucci, non amo fare polemiche, lei mi non so perché me le... Allora, per quanto riguarda l'ordine dei lavori successivo di oggi, avevamo deciso nel Consiglio di ieri, il Presidente Pasquino, che non c'è, oggi sono io il Presidente al suo posto, di continuare con due ordini del giorno, e quindi il primo è stato fatto e poi c'era l'ordine del giorno, in quanto firmato da tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, a firma della consigliera Caiazzo e di altri, relativo al riesame dell'elenco degli immobili disponibili per la verifica dell'effettiva necessità di dismissione. Dopodiché passeremo all'ordine del giorno di oggi, che era quello monotematica sulla problematica della gestione del patrimonio comunale. Credo di essere stato abbastanza chiaro, quindi se possiamo, sull'ordine dei lavori, consigliere Santoro del gruppo FLI. Rispetto a questo ordine del giorno, io penso che sia strettamente attinente con quella che è la discussione monotematica sul patrimonio, quindi io penso che sia opportuno legarlo alla discussione. Però in conferenza dei capigruppo noi avevamo affrontato la questione della mancanza di copertura del personale a partire dalle ore 3:15, mi pare era stato detto. Siccome manca poco più di mezz'ora, io non so se è opportuno avviare una discussione impegnativa come quella del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli
in solo mezz'ora. Quindi forse sarebbe il caso, fermo restando che abbiamo fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il mercato ittico, ha impiegato un po' di tempo, però penso che abbiamo dato una risposta seria e concreta ai nostri concittadini. Ora però che cosa vogliamo fare in mezz'ora? Vogliamo affrontare tutte le tematiche del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli? Mi sembra che forse possa essere un attimo inopportuno una cosa del genere. Quindi la proposta che faccio è, qualora l'assessore abbia predisposto una relazione, noi potremmo incardinare questa discussione con la relazione dell'assessore, sospendere, chiudere il consiglio, perché non potremmo andare oltre perché non abbiamo il personale a supporto dopo le ore 15, e poi in conferenza dei capigruppo stabilire quando riaprire ovviamente i lavori del consiglio con la discussione generale che si aprirà. Quindi, se l'assessore è disponibile può fare oggi la relazione, se l'assessore Duccillo preferisce rinviare anche la sua relazione a quando ci riuniremo nuovamente, però credo che è il caso di stabilirlo, perché in mezz'ora sicuramente noi non siamo in grado di portare a compimento la discussione. Grazie. Sì, allora recepisco le sue osservazioni e la sua proposta. Un attimo, sempre sull'ordine dei lavori, c'è l'intervento della consigliera Caiazzo del gruppo Italia dei Valori, che è stata chiamata anche da lei in causa in merito all'ordine del giorno di cui discutevamo. Io vorrei specificare che l'ordine del giorno a mia firma risale già a svariate sedute fa del consiglio, e non è diciamo relativo, cioè è un problema specifico, che è quello della dismissione del patrimonio immobiliare, e non è da inquadrarsi proprio nel quadro generale della gestione del patrimonio. Io ci terrei in questa sede, perché si tratta di impegnare anche meno di mezz'ora, a leggere la relazione che ho presentato a supporto di questo mio ordine del giorno, e che credo possa interessare a tutti. L'ordine del giorno è quello che è stato distribuito, è quello di ieri praticamente, che... se volete è attinente alla discussione, quindi allora c'è la proposta del consigliere Santoro di volerlo ridiscutere insieme a tutto il resto approvare in seguito alla discussione sull'ordine del giorno. Quindi è la prima cosa, quindi la prima proposta è quella di incardinare la discussione con l'intervento dell'assessore e poi eventualmente di rimandarla, e quindi di posporre l'approvazione dell'ordine del giorno del consigliere Caiazzo. Quindi No, ma non siamo d'accordo, scusatemi. Prima l'ordine dei lavori che abbiamo fatto all'inizio era questo, che si discuteva l'ordine del giorno della consigliera Caiazzo, anche per questioni di urgenza. C'è in vendita il palazzo di Piazza Dante a circa 1.100-1.200 euro a metro quadro. Ci sono altre contingenze che sono nate in questi momenti, immobili che sono stati occupati proprio perché non si vuole che vengano venduti, quale l'immobile a Capodimonte. Come possiamo non discuterne? Io non capisco. Allora, c'è una proposta del consigliere Santoro. Andiamo per gradi. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, consigliere Moretto, perché vedevo che prima mi faceva segno, questo ordine del giorno ieri è stato stabilito dal presidente Pasquino in chiusura dei lavori, che doveva essere messo all'ordine dei giorni di oggi insieme all'altro ordine del giorno, in quanto firmato da tutti i gruppi consigliari. Presidente, non me ne voglio, ma il presidente Pasquino non stabilisce nulla. No, allora, sta stabilito di, il presidente di... in base a ciò ma che è stato esiste. Detto dal stamattina consiglio abbiamo, comunale nella bagarre. Ma proprio stamattina abbiamo precisato che per procedere sulla questione del CAN il consiglio doveva votare, e abbiamo votato per quello. Perché tutto quello che c'era ieri non si può discutere oggi. Fortunatamente, se possiamo andare a oltranza sulla discussione del patrimonio, lo potrà discutere, perché è pertinente con la discussione del patrimonio, ma non perché stava ieri e lo discutiamo oggi. Allora va stabilito, se alle 3 dobbiamo andare via, l'assessore incardina la discussione, fa la relazione e chiudiamo. Poi facciamo la conferenza e stabiliamo quando andiamo. Moretto, scusami, dopo consigliere, ragazzi, però le devi chiedere la parola un attimo. Non può... se,
per intervenire. Se possiamo invece continuare dopo la relazione dell'assessore, apriamo la discussione generale e questo ordine del giorno va alla fine della discussione come regolamento, non è che allora, come regolamento... ogni tanto discutiamo sulle cose allora. Di nuovo come le dobbiamo fare. Quello di ieri è andato deserto purtroppo tutta la discussione. Come fatto eccezionale è stato votato stamattina di fare il CAVI. Il Consiglio ha votato e lo abbiamo fatto. Tutto quello di ieri... sì, consigliere Moretto, allora... potevamo dirlo, riprendiamo come regolamento. Vorrei rispondere, un per attimo favore. Solo per ricordare. Ma non si tratta di rispondere. Allora, non c'è, se no apriamo dei dibattiti. Un attimo solo. Volevo solo richiarire di nuovo, forse non sono stato sufficientemente chiaro prima. Durante la chiusura del consiglio di ieri, io ero qui seduto vicino al presidente con tutti i consiglieri qui, era stato stabilito di portare due ordini con indicazione dei consiglieri, i due ordini. Ma i consiglieri, non si è votato nulla ieri. Ieri si è votato semplicemente di chiudere i lavori, punto. E si di portare gli ordini del giorno firmati, gli ordini del giorno firmati da tutti i gruppi consigliari, da tutti, compreso questo, a stamattina. E tutti gli altri venivano portati. Erano i due del CAN, che comunque il Consiglio si è dovuto esprimere, non perché l'ha stabilito ieri il Presidente, che oggi si riprendesse la discussione sui due ordini del giorno del CAN. Ed è chiusa la discussione. Adesso dobbiamo fare quelle del patrimonio. Esatto. Allora, anziché di perdere tempo, ce lo vogliamo fare, fa sta relazione all'assessore, così utilizziamo queste 40 minuti che ci rimangono. C'è la consigliere Gaiazzo che voleva intervenire. Senti Moretto, cortesemente, appunto, questo, che non sia poi una discussione. Questo ordine del giorno è stato sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, tra l'altro a differenza di quello del CAN, che stamattina poi sono state fatte ulteriori specifiche. Quindi questo ordine del giorno prescinde dalla discussione monotematica. Ribadisco che vorrei leggere la mia relazione. Allora, cortesemente. È una relazione all'ordine del giorno. Consigliere Gaiazzo, allora il Consiglio è sovrano. Allora, poiché c'è un equivoco su questa questione, io chiedo al Consiglio di esprimersi in merito alla votazione di questo ordine del giorno adesso, oppure se deve essere posticipato alla discussione della monotematica, in maniera tale che chiariamo una volta per tutte questo equivoco, perché io ricordo una cosa diversa da quella che dico. Presidente, per cui lo metto semplicemente. Allora, visto che c'è un equivoco, mettiamo in votazione se l'ordine del giorno deve essere discusso dopo la discussione sul monotematico oppure no. Questo è semplicemente questo. Presidente, possiamo fare un attimo la verifica innanzitutto del numero legale, per favore? Va bene, come? È legittima la sua richiesta. Allora, in corso la richiesta di verifica del numero legale, pertanto non potete intervenire. No, c'è la quante persone l'hanno chiesta? Allora, quanti sono? Uno solo, perfetto. Il numero legale è uno solo. È l'appello che deve essere chiesto da tre persone. Scusa. Allora, cortesemente, se procediamo all'appello. Sindaco, presente. Consiglieri, addio. Assente. Attanasio. Assente. Beatrice, presente. Borriello Antonio, presente. Borriello Sciro, presente. Caiazzo, presente. Capasso, presente. Castiello, assente. Coccia, presente. Crocetta, assente. Esposito Agnello, assente. Esposito Gennaro, assente. Esposito Luigi, assente. Fellico, presente. Fiola, assente. Formisano, presente. Frezza, presente. Fucito,
assente. Gallotto, assente. Grimaldi, assente. Guangi, assente. Iannello, assente. Lanzotti, assente. Lebro, assente. Lettieri, assente. Lorenzi, assente. Luongo, presente. Madonna, assente. Mansueto, assente. Maurino, presente. Molisso, presente. Moretto, assente. Moxedano, presente. Mundo, assente. Nonno, assente. Pace, assente. Palmieri, assente. Pasquino, assente. Rinaldi, presente. Russo, presente. Santoro, assente. Schiano, assente. Sgambati, assente. Troncone, presente. Barriale, assente. Basket, presente. Vernetti, assente. Zimbaldi, assente. Esposito Gennaro. Esposito Gennaro, presente. Esposito Luigi, presente. Fucito, presente. Allora, presenti, si conclude per mancanza del numero legale. Invito comunque i capigruppo a rimanersi. Si vede che questo consiglio è più interessato al pesce che non al centro storico di Napoli, alla città di Napoli. Complimenti a tutti. Quindi ripeto, i capigruppo sono invitati per la riunione sull'organizzazione dei prossimi consigli nella saletta qui dietro il consiglio. Vi ringrazio.